Buonasera a tutti, sono Luigi, Onaracus e Perfite, bentornati su Codvein. Nel mentre cerco di capire che cosa fare di questo gioco, nel senso non ho la minima, benché minima idea ancora di come giocare. Non ho ancora trovato un'arma oltre la Svehander che mi possa davvero convincere, ma la Svehander mi convince perché fa danni che non stanno in cielo né in terra in paragone a qualsiasi altra arma del gioco che ho trovato finora. La mia speranza è... E qua c'è un altro posto. Mi puzza, ragazzi, perché qua c'è un'altra strada. Ok. I rifugi governativi, perché il governo è buono. Allora. La mia domanda è solo che area è. Se è la stessa area dell'altra parte, vuol dire semplicemente che siamo entrati da due posti diversi. Se è un'altra area, invece. Ne consegue che quell'area là è facoltativa, probabilmente. Quell'area là è facoltativa. A quanto pare. Ok, quindi nell'episodio di oggi non faremo quell'area facoltativa, faremo dei dungeon, quelli delle mappe. Perché per quanto possa essere facoltativa, i nemici sono comunque molto leggeri. Cosa? E un codice, ci sarà il tutorial per spiegarci come sbloccare quelle cose. Oppure entriamo nel suo passato.
Vabbè, comunque la cosa che mi interessa sapere era il nome dell'area per capire l'altra. E speriamo di essere andati un pochino avanti nei mercanti e tutto. Bellissimo questo modo. Ok. Che sta succedendo? Sta pensando che sia un personaggio che... Ciao. Personaggio che finisca così, perché è bella caratterizzata seppur si veda poco, eh? Poi Cruz, croce. Che è successo qua? Si sta trasformando. E la faccia. Era meglio se la fermavi a questo punto, dato quello che sto vedendo, sai? Perché si vedono queste cose? E la sorella? Si è diventato un mostro questa Cruz. Sì. Te hai creato la regina? Tu hai creato la regina perché non hai ucciso la tua fidanzata. Davvero? Capisco. Ok,
Mi va bene, accettabile come spiegazione, o meglio macro spiegazione, però. Vabbè. Commenti, Priscilla? Ci stendiamo, capito? Perché adesso? Non stai rispondendo. Cioè, perché? Perché? Cioè, non ho capito perché adesso. Perché c'è stato un robo che ti ha. Perché c'avevi questa pena dentro? Io posso vedere il passato. Un vestito di Prometeo 1. Ci sta. Ok. Trincee insecchite. È totalmente un'altra area. Ma è corta come area. Buongiorno. Ah, no, non è corta, semplicemente. Ciao. Quanto dai? È un altro universo. Qua danno 400. Che area è quell'altra? Boh, non capisco. Eh no, comunque prima. Comunque prima. Boh, cercheremo di capirlo. Quindi sarà da far prima. Sarà un'area facoltativa probabilmente. È buono che ci siano già aree facoltative. Però è bella pesantina. Cioè, 800 a botto danno i nemici. Quindi sono nemici comunque seri. Dobbiamo iniziare adesso a decidere cosa fare nella nostra vita comunque. Perché. Fine di questo episodio, vorremmo prendere una decisione su come muoverci, perché altrimenti è un po' un problema. Sono sappiatelo, ragazzi, se no è un po' un problema. Allora, con te ci parlo dopo. Il colore? Vabbè, questo qua è quello di cui io ho l'uno, no? Sì. Praticamente cambia il colore. Costa ferro della regina. Cosa tutto ferro della regina?
Acciaio della regina, ok. E migliora i danni che fa il potenziamento, ok. Diminuisce il bilanciamento qua. Strano. Mercurio. Concentrato, antiveleno, testordimento, antinibizione. Non ha senso, antilentezza, coagulante di cuore, coltello, luce chimica, tono di chiusanza, abbivatore, cartuccia, vaccino, potenziatore mimetico. Ferro della regina. Può essere utile. Non mi aspettavo mi dessi il tuo robo. Mercurio. Qua poi mi devo vedere un attimino quali sono le abilità di Mercurio. A questo ci penseremo. Ok. Quindi ci stanno andando tutti i codici sanguigni, abbiamo 20.000 build. Bello che si sblocchi così veloce. E forse tutto il livello. Atlante. Armature pesanti, ok. Mi sa che abbiamo il nostro codice sanguigno. A questo punto mi viene da chiederti. Addirittura anche te che non abbia mai parlato. Va bene. Hermes. Fabbo. E quindi perché lei non me l'ha dato il suo? Perché non gli può fregare di meno di me. Dico così, è questa la soluzione. Consegna io pezzi vestigi per recuperare i doni mancanti. Va bene. Ah, vedo che possiamo. Ok. Oddio santo, c'è il caricamento ogni volta. Questo è un pochino una rottura di scatole. Ah! Oh signore, davvero? Carina come idea, ma è lunga così. Però sì, dai, ci può stare in realtà. Ok, Luis, ho capito che ti sei leggermente depresso per quello che è successo alla tua ragazza. Ok, そこに倒れている奴らの命がつながる。お前が預かった。
Però prendo questo qua finisca male. Non lo sapremo adesso. Ok, abbiamo diverse cose a cui vedere adesso comunque. E abbiamo una marea di farming da fare che probabilmente farò offscreen. Perché se è finito l'episodio manca, io voglio bloccare tutto quanto. Cioè, sinceramente io mi metto a farmare quei tizi là, così imparo anche a farmo la roba e mi potenzio tutti quanti i codici. Danno 800 a botta, questo vuol dire che nel peggiore dei casi, no, quello da 36.000 no, però tutti gli altri non ci vuole nulla a farli, ma nulla. Perché bene o male perdono i ricordi loro. Tanti, ne ho tanti 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 da riparare. Addirittura è iniziato anche questo. Ragazzi, mi sa che questo episodio sarà un pochino più lentino del previsto, perché qua
Capito come è finito Kevin. È carina come meccanica, però personalmente, gusto totalmente personale, ragazzi, avrei magari lasciato come codex. Che le potevi vedere, ci evita di non obbligare questi 3-4 minuti a codice, anche perché sono tanti. Ok. Sì, di sicuro. Ergo sono la carne da macello. Vabbè, questo sa molto di roba alla che nel guerriero, eh. Cioè, il mondo è praticamente un mondo post-apocalittico in cui bisogna rubare per vivere, questo è il ragazzino. Ok, ce ne sono altre. Sono altri tre. Allora ragazzi, ci sono sti tre, dopodiché andiamo a vedere un pochino quali sono i vari poteri. Vabbè, la storia d'amore tra Luis e Kevin, questo. Grazie.
Ah, vabbè, corto questo. Non ho capito bene con che senso si trovano queste cose nel mondo, cioè, o non l'ho capito io o non c'è. È molto gameplay based. Probabilmente quella là. Vabbè, non parliamo di io un pochino come è stata fatta perché. Ha recuperato tutti i ricordi ormai. Si è stancata io. Cioè, te sei creata per il fanservice più becero comunque. Signora, grosso errore. In realtà è anche abbastanza interessante questa retroscena, se devo essere sincero. Ricordi di Coco? Trofeo? Ok. Cioè non sono male come. Ok. È una tsundere? Tsundere. Ok. Last one. Siamo ragazzi, è stata lunga. Sì, gli altri li abbiamo. Quindi questo abbiamo sbloccato una marea di abilità comunque. Una marea. Sono gli ultimi momenti di Kevin. Solo questo.
Solo questo ricordo, gli ultimi istanti. Ok. Solo gli ultimi istanti. Un ricordo che abbiamo formato perché abbiamo trovato tutti gli altri. È carina come meccanica. Bisogna saperla gestire perché tutti di seguito sono pesanti, però è carina. Ok, ora forse parlando con lui avremo un regalo. Dando un attimo oltranza, abbiamo preso tutti i suoi ricordi. Dove stai? No. Assolutamente no. Ok, allora, ora voglio capire un pochino come siamo messi quindi con le varie cose. Perché dovremmo aver sbloccato il mondo. Non abbiamo regali. Acquisisce l'eredità d'Oni. Qua dovrei concentrarmi a imparare. Addirittura. Assolutamente no. Ok. Li stiamo pian pianino imparando. Ci vorrà un po' di tempo. Poi abbiamo qua. E qua li abbiamo sbloccati tutti. 900. 900. 6.004, 6.004, 6.004, 36.000. Testa, tenendo che a te ti farmo dopo. Ecco, questa la farmo. Ve lo dico già perché questa è forte, è tanto forte. Kevin. 5,60, abbastanza importante, non mi interessa, la farmelo semplicemente. Oh, iniziamo, Mercurio. Allora, riduce il consumo di... Assolutamente sì. Resistenza a veleno, buona. Rimuovi veleno, buona. Velo di Raijin, carina. Danni elettrici, simpatico. Ah, bella. Questa è bella. Questa la imparo a prescindere. Può essere molto utile per il farming. Hermes. Interessante. Interessante. Stordimento. Ok, servirà per far luce. Cura per lo stordimento. Attacco di elemento gelo, impariamo subito. Forza più aumenta la forza, ma abbiamo bisogno di Hermes. Per parare non mi interessa. Tanta bella cosa, abilità del redditivo. Carneficina concentrata. Tante belle abilità aggiungo, eh. Qua non abbiamo sbloccato. Ah, giusto. No, l'avevo già vista. E ultimo, eccola. Allora, aumento la concentrazione.
Va bene. Quando pari. Barile a uso singolo, carina. Simpatica. Carina. Ah. Vabbè, questa è tanta roba. Questa qua penso sia una di quelle abilità che sarà fissa in ogni build del PvE. Assolutamente, perché è tanta tanta roba. Allora, noi adesso dobbiamo pian pianino potenziare tutti. Quindi, iniziamo con il combattente. Lupinus. Ecco fatto. E come equip direi questa e la Svayander. Così sia roba più forte la Svayander. Sinceramente, ragazzi, io qua mi potenzio la Svayander per adesso. Cioè, tanto direi che abbiamo abbastanza materiali per potenziare più di una cosa. Quindi, Svayander. Più 2 Svayander più 3. Non penso abbia il minimo senso potenziale Svayander. Tutto cavolo inizia a pesare, lo sai solo te. E andiamo. Obiettivo della seconda parte dell'episodio: fare questi dungeon secondari. C'è da dire che a differenza di Sekiro, Sekiro come vogliamo chiamarlo, questo gioco si sta rivelando più lungo nel fare gli episodi perché. Sekiro. Danno pochissima esperienza ormai. Però non è qua che devo andare perché pare d'obbligo andare ove. Cioè, però obbligo andare dove è mappato. Dicevo, Sekiro duravano un'ora, qua durano tutti di più. Ci può stare, però non me l'aspettavo, sinceramente. Facciamo male.
Ok, aia. Sono lentissimo a fare. Ok. Ferro della regina. Aspetta, devo recuperare 6 di ferri della regina per rientrare di quanto ho speso. Quindi probabilmente i nemici sono molto... No, non penso procedurali alla Bloodborne, però i boss saranno delle versioni già viste di nemici. Cioè, sapevo solo dell'esistenza di questo, non di cosa devo affrontarci, quindi. Ok. Rosso? Hermes. C'è da dire che sì, sono molto più facili di quando. Aia. E là. Però ho preso un Hermes. Buono. Concentrato di cuore, che sono tutti punti in più. Allora. Possiamo tranquillamente riposarci. Non l'ho equipato. Non l'equipo, non mi si potenzierà mai, naturalmente. Oppure ragione lui. Ah, ok, ci vuole anche un'altra chiave.
Oh, materiale del vecchio mondo si trova qua. Subito. Con quale vita è rimasto? Il problema è sempre il solito comunque. È lenta la Svayander. Cioè, però finché non trovo armi migliori. Ma intanto mi sono già recuperato tutto il ferro della regina che ho usato. Mi dicono un'altra boss fight. Maestria RV 101. Ascia pesante fortificazione. Una lama lunga innestata. Più forte della Svayander. No, debole della Svayander. Ehi. Questo era un corrotto maggiore? Non mi piace, cioè, fa molti meno danni, è comunque lenta. Quel punto vado di Svayander. Sinceramente, grazie, ma a quel punto vado di Svayander. Sono quelle. Ok, siamo quasi maxati. E qua ci sarà il boss finale. Cavolo. Ma è il primo boss. Ahia. Tanto mi tanto, sto roba qua si trasforma quindi. Non sono abituato al fatto. Ah.
Ho schivato malissimo perché altrimenti andava bene. Ho perso il ritmo dopo il primo colpo. Primo colpo mi ha totalmente distrutto il ritmo e questo mi ha dato dei problemi. Aia. Pochi invincibility frame. Se perdo il ritmo del primo, sono fottuto. Era lui! Aia! Il nemico a cui abbiamo poi preso dietro il coach assassino. Era lui già trasformato. Era il primo boss. No, 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 qua. Ok. Quindi ora. Finita. Ok, comunque abbiamo fatto 8.000 robe. Allora. Finito. Tutti quanti appresi. Qua ho bisogno di imparare guardia stabile. Molto scarsa però, eh. Ah, con la barra di più uno. Allora.
Allora, tripleggiamento mi serve poco. Più assalto fantasma, quello che devo usare. Posso mettere questo. È una passiva. Ok. Ok, ricompensa, continua a fare l'energia attivatore. Non so però se io rientro mi dà queste cose. Andiamo al covo dell'oscurità allora. Proviamo questo. Nel frattempo approfittiamo a usare questi 8000, dato che non ho idea di quanto sia difficile. Cioè, quello era per il primo livello, qua potrei trovare il boss del secondo. E il boss del secondo sarebbe un leggerissimo problema da affrontare, a mio avviso, quindi approfittiamone per usare questi 8000 al meglio. Da qua ho presi tutti, presi tutti, presi tutti. Che ti piglio, cioè per dopo. Te non mi interessa. Oddio, non mi... Oddio. Potrei pure farle pazzia. Allora, di là ci vuole la chiave. Qua ci sono ben due oggetti. Maestria. Che è sta maestria? Oddio, addirittura. Ma cioè, in pratica sono degli abilità bonus. Tenacia. Buff ghiaccio. Così congela l'arma per i danni da ghiaccio. Che male. Quindi si possono imparare abilità anche semplicemente trovando gli oggetti. Sti cazzi.
Che cavolo. Io incastrate. Sì, ma lasciamo perdere, eh? Sinceramente, lasciamo perdere questa classe. Lasciamo totalmente perdere questa classe perché Berserker li ho tutti, quindi il prossimo sarà il Berserker con cui lavoro. Qui lo stiamo imparando. Solo folle aumenta la potenza dell'attacco successivo. Cuore regale. Quello che deve, questo stiamo imparando. Scatto del drago e triplo annientamento. Ok, proviamo così. Adesso ripartirà la Sciofeca, quindi e tu che cura di troppo poco, questa è sto spinta.
Il vecchio mondo, attivatore, centrato, scheggia, ferro della regina, piano di trovare. Mi trovo appresso un'arma decente, ragazzi. Ok, qua c'è la chiave. Posso non commentare? Grazie. Oh signora, sono di nuovo quelli di prima. Forse. Aia. Ok. Per ora è strano che a questo punto il gioco non abbia ancora trovato un'arma che mi adatta, che si adatta a me, ma boh. Dovrei provare a potenziare qualcosa, ma sono tutte armi talmente iniziali, tolta la Svayander, che mi viene male solo al pensiero di potenziarle, sinceramente. Mi viene male solo al pensiero. Ah, capisco. Dicono che avrà pochi cori il Berserker, ma quei pochi che vanno male, eh. Ho già finito di potenziare tutto, mi sa, eh. Possiamo già passare alla prossima classe, no? Regali. Davvero? No? Ancora regalo e volontà di ferro, non sono ancora stati appresi, ok.
Dottore. È la seconda chiave che porta di questo punto al boss, direi. Baionetta divorazione. Oddio, in realtà scommetto che questa determinate situazioni deve essere di sicuro bella tosta, però non adesso. Cioè quando potenzieremo la quello là che sei che quindi praticamente mi stai a dire che in ogni dungeon ci sono tre boss e un'arma. Se si possono rifare vuol dire che qua c'è il boss. Ok. Minchia, la potenza del corrotto maggiore. Ok, andiamo e battiamo il boss a sto punto. Ah, di nuovo. Va bene. Mi aspettavo tutt'altro boss, ma ci può stare, boss ripetuti perché sono mega facoltativi. Ok, padroneggiato volontà di ferro, padroneggiato tutto, quindi abbiamo masterato, se si può definire così, il robo dei berserk. Perfetto. Prossimo è Prometeo.
Però devo anche imparare queste due. Relativamente. Piuttosto imparo questi. E ora, off screen, ragazzi, il mio obiettivo sarà un bel farming per imparare tutti questi doni. Direi. Beh, non sono neanche troppi in realtà. Poi li ho anche imparati già tutti. Forse questo qua ci metterò un po' a imparare, però il resto abbastanza poco. Controlliamo che quell'unico punto che abbiamo preso rosso non ci permetta di creare un nuovo potenziamento e poi direi che ci salutiamo. Questo episodio è durato davvero tanto. Non penso di dividerlo in due perché la prima metà purtroppo è stata abbastanza vuota, se così posso dire. Stessa ricompensa. Ma dove si... Hai la baionetta. Pian pianino stiamo andando avanti. Questo non sarebbe male da prendere. Però io miro a questo, sinceramente. Penso che abbiamo, esatto. Abbiamo un vestigio di Hermes. Impariamolo e poi chiudiamo l'episodio. È abbastanza lungo, come ricordo questo noto.
Il corno di Davis. Ok, cerca Jessica. Che può stare. Ok, Davis. Bene, ragazzi, l'episodio finisce qua. Quanto è grosso? Neanche tanto. Se la bella dei corrotti è anche meglio. Tristezza. Ce la proverò per par condicio, direi. C'ha tante passive questa classe, vero? Ok ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, per me inizia il farming. ここから泉の流れをたどる。少し待っていてくれ。どういうことだ。旧市街地に戻れということだろう。何か見落としがあったのかもしれない。とにかく一旦旧市街地に。ヤクモ。一人でケツ類狩りか。殊勝なことだ。私だって手荒な真似はしたくないの。おとなしくケツ類を渡してくれる。嫌だと言ったら奪い取るだけ。遅いな。子供ミアから離れろ。ニコラ、どうして出てきたのよ。だってミアが暴走しかけてる。血流を狙ったのはその子のためか。この子に手を出したら心臓をえぐり取るわよ。ほら受け取れ。そいつのためだ。早く飲ませてやれよ。
ダメだよ。これはミアが飲まないと。バカなこと言わないで。ほら、早く飲んで。症状が回復しない。なぜだ。足りないのよ、きっと。もっと血類を集めないと。おい、お前一人じゃ無理だ。ありがとう。でも大丈夫だから。さあ行こう。なあ、悪いんだけどよ。ああ、分かっている。おうぞ。